a tutti, io sono Ilenia, ben trovati in questo nuovissimo video. In particolare, bentornati nella rubrica dedicata delle Nate Errante, a questo mini progetto del mese di ottobre dedicato all'amica geniale, alla sua quattrologia. In particolare, oggi recensione del terzo volume. Se vi siete persi i primi due video, ve li linko su nelle schede. E quindi oggi andiamo a recensire Storia di chi fugge e di chi resta, pubblicato nel 2013. Allora, ritroviamo ovviamente Elena e Lila, in questo caso hanno ovviamente 30 anni, sono cresciute ancora di più, crescono sempre di più e cambiano sempre, cambiano le situazioni, cambia tutto, sempre cambia tutto, e quindi ritroviamo sempre Elena e Lila, ritroviamo ogni tanto la Napoli del Rione, e ritroviamo anche qualche personaggio che abbiamo già conosciuto in precedenza. In realtà tutti i personaggi che abbiamo conosciuto nei primi volumi qua ci sono, e anche tutte le città che ci sono già state presentate ci sono comunque, quindi non c'è questa grande cosa di scoprire nuovi personaggi e scoprire nuove città, perché l'abbiamo già fatto, abbiamo già conosciuto tutto quello che dovevamo conoscere, però non sappiamo ancora come affronteranno Elena e Lila le responsabilità di una famiglia, perché ovviamente si farà una famiglia avendo ovviamente 30 anni o giù di lì, e quindi vediamo come si evolve il loro rapporto avendo delle rispettive famiglie, rispettive responsabilità, problemi, chi ne ha più ne metta, non si sa chi è più sfarfogliata tra le due, perché ovviamente, ripeto, Elena, che mi sembrava più seria, secondo me si fuma un po' di pipe, cioè si fa un po' di canne, si droga anche, cioè, no, a parte gli scherzi, Elena non si droga, non fuma, non fa niente, però in realtà è come se lo avesse fatto, perché io non capisco come abbia fatto una bambina così tenera e pucciosa a diventare così, io non lo so. Fatemi sapere nei commenti se lo pensate anche voi, se avete letto già questo libro, perché io non me lo spiego, veramente non me lo spiego. Una cosa che in realtà non ho mai detto neanche nei precedenti video, quello dico adesso, è che le copertine non c'entrano assolutamente niente di quello di cui parla questo libro. Quindi non fidatevi delle copertine, non giudicate mai un libro dalla copertina, perché questo non c'entra assolutamente niente. Quindi se pensate che questa cosa c'entri con la storia, sbagliate. Il titolo ovviamente è azzeccato, perché sì, non posso fare spoiler purtroppo. Ovviamente ritroviamo anche oltre ai protagonisti la loro storia e tutte le città che abbiamo conosciuto, anche lo stile di scrittura molto preciso, bello, leggero. Questo anzi è, credo sia il più leggero di tutti, nonostante le responsabilità in più che hanno, quindi tutte le pippe mentali che si vanno a se due, credo sia anche quello un pochino più leggero, è più piccolino, conta neanche 400 pagine, come dicevo prima, 380 circa, sempre 19,50 euro, mortacci tua Elena, ma che cazzo, cioè io non, vabbè, sorvoliamo sui prezzi, perché i libri costano sempre tanto, purtroppo, e ho speso il mio patrimonio in libri praticamente. Comunque, una cosa che accomuna il terzo libro con il secondo è che ovviamente è sempre un po' un libro di passaggio, essendo quattro libri, il secondo e il terzo sono quelli un po' di passaggio. Questa cosa, diciamo, che è un po' per tutti i libri, ovviamente se è una trilogia, il terzo è sempre wow, però se sono più libri, se prima di tre libri, il terzo ovviamente è quello un po' tipo, dai, finiamola qua e basta. Nonostante la storia sia comunque coinvolgente, sia di scrittura coinvolgente tantissimo, protagonisti, cose, fanno di qua e di là, oddio che è successo, vabbè, scusate. E diciamo che, cioè, il terzo libro di una quadrologia è sempre quello, diciamo, che tipo basta, cioè, che poi io li ho letti ad agosto, quindi c'è, cioè, con il caldo di agosto al mare, ovviamente, sempre, quindi diciamo che non me li sono goduti appieno, non al 100%, e come dicevo
nello scorso video, Elena Ferrante con l'amica geniale bisogna leggerli a ottobre, perché secondo me è la stagione perfetta, l'autunno è la stagione perfetta. Ovviamente io purtroppo non posso rileggerli adesso, magari l'anno prossimo, sì, così magari leggo con più attenzione, perché adesso sto leggendo altro, ma arriveranno tantissime sorprese in futuro, tra novembre e dicembre, speriamo. Quindi vi consiglio anche in questo caso di aspettare, se avete già comprato questi libri e ancora non avete letto, di aspettare ovviamente questo periodo, quindi potete tranquillamente iniziare adesso e leggerlo, godervi appieno questa storia perché è meravigliosa. A me piace sempre di più, nonostante i suoi lati negativi, che sono tantissimi, perché, cioè, ammettiamolo che tutti hanno anche delle pecche, oltre a delle cose positive, anche se la Ferrante ha più cose positive che negative, quindi apprezziamo. Allora, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo libro, soprattutto dalle pippe che si fa Elena, e in particolare poi nel prossimo video parleremo di un personaggio in particolare che è tipo Hawk, cioè tipo what the fuck, perché vorrei, diciamo, discutere un po' su questo personaggio che fino adesso non ho voluto nominare perché altrimenti farei uno spoiler gigantesco. Però diciamo che penso che per il prossimo video ci deve essere, cioè dobbiamo dire di questa cosa, di questo personaggio, perché ovviamente ha fatto tantissime di quelle cose tipo what the fuck. Quindi ci sarà nel prossimo video un pochino spoiler, diciamo qualche spoiler di qua di là, molto vaghi, non vi preoccupate. Comunque questo video è finito, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo libro e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.